Fuori c'è freddo, facciamo un tè, ma occorrono i biscottini. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, c'è un freddo pazzesco, sì. Qui e a Catania ci sono due gradi. Bene, e se stai vedendo questo video alle 5 del pomeriggio è l'orario giusto. Prepariamo insieme che cosa? Dei buonissimi biscottini al burro. Io li ho fatti con i cristalli di neve. Erano con i cristalli di neve? Sì, erano con i cristalli di neve. Sì, perché c'è tanto freddo e quindi sono dei biscottini invernali stupendi per inzupparli nel tè o nella cioccolata. Bene, ma se voi non siete malati di mente, potete farli di qualsiasi forma. E quindi basta parlare di queste cose strane. Andiamo di là. Mano, ciao. E allora, cosa ci occorrerà per questa frolla facilissima? Faremo biscotti di zenzero? No, perché a me lo zenzero non piace. Faremo dei biscotti con una frolla senza latte e senza uova, ma col burro. Allora, cosa ci occorrerà? Mezzo chilo di farina 00, 100 g di zucchero a velo. Questo è zucchero normale, ma adesso lo faremo diventare a velo. Sì, vabbè. Vedrai. 300 g di burro, della scorzetta di una buona arancia e poi ci occorrerà anche un po' di essenza di vaniglia. Per la decorazione ci occorrerà della buona, sana, grassa, vecchia Nutella oppure la ghiaccia reale fatta con zucchero a velo, qualche goccia di limone e dell'acqua. Cominciamo subito. Come prima cosa mi voglio preparare dello zucchero a velo. Potete usare quello del pandoro, magari avete preso tanti pandori e non avete usato neanche una bustina di zucchero. Magari non piace. E allora utilizzate quello. No. Invece in alternativa possono usare quello della Colombia. Oppure comprate direttamente lo zucchero a velo. Io non ce l'ho, quindi uso il mio blender, uso del normalissimo zucchero semolato. Quindi copro, perché sennò nevica in cucina, e alla velocità massima, alla potenza massima, vado e frullo per 3 minuti. Ecco qui un bellissimo e sofficissimo zucchero a velo. Vedete? A questo serve anche il blender. E così ho lo zucchero sia per la ghiaccia, qua vola zucchero, che per la pasta frolla. Cominciamo subito. Bene, io lavorerò in planetaria, quindi direttamente nella ciotola della planetaria metterò i miei 100 g di zucchero a velo, i 500 g di farina 00, il burro che taglierò a pezzettini sottili, vi ricordo che sono 300 g di burro, un cucchiaino di essenza di vaniglia, la scorza dell'arancia, mi raccomando che l'arancia sia bio, e un pizzichino di sale. Monto un gancio a foglia e lascio lavorare dolcemente per una quindicina di minuti. Io lascio andare la macchina e copro, sennò la mia cucina verrà innevata dolcemente. Dopo una decina di minuti quello che avremo sarà questa pasta sabbiosissima. Bene, l'impasto non ci crederete, ma è pronto. Stacco e adesso tocca alle vostre mani. Adesso il burro, che si è completamente sbriciolato e unificato alla farina e allo zucchero, ha bisogno del calore delle mani per fare panetto. E a differenza delle frolle normali, più lo lavorerete, più verrà buono e compatto. Quindi verso sul piano e comincio a scaldare il mio impasto. Molti per questa ricetta, per facilitare questo passaggio, utilizzano la margarina. Io ho preferito utilizzare il burro, si lavora un po' di più, ma poi il risultato è buonissimo.
Per farla venire bene, io lavoro i pezzi di panetto a poco e poi li assemblo tutti assieme. Quindi stacco un pezzo dal panetto principale, vedete ancora molto sbricioloso, e allora essendo più piccolo sente maggiormente il calore della mano, e in pochi secondi diventa morbido. A questo punto quello che avremo sarà questo morbido panetto. Se vedete, tutta la pasta è costellata da puntini marroncini. Non è nulla di che, ragazzi, è l'essenza di vaniglia che, non avendo avuto un liquido solubilizzante, si è ancorata alla farina e la farina si è sparsa per tutto il panetto. Ovviamente prendiamo un foglio di carta forno, prendiamo il nostro amico mattarello e stendiamo la nostra frollina. Allora cominciamo, va bene? Tu schiacci, vai, basta così, bravo, schiaccia qui Enzo, aspetta, qui, bravissimo, schiaccia qui, bravissimo, lascia e schiaccia anche qui, bellissimo. Adesso togliamo tutta la frolla in eccesso e poniamo i nostri biscotti su una leccarda. Posso mettere il tarlo, solo lì. Mettere il tarlo. Il biscottino poti. Così. Ok. Lo faccio, lo faccio. Un occhio, un occhio. Sembra un pupazzolino di neve, però. Adesso in forno a 180 gradi per 15 minuti. State attenti, state davanti al forno a guardare la doratura. Appena li vedete belli dorati, sono pronti. Adesso io preparo la ghiaccia reale. Vi metto qui il link del video in cui vi faccio vedere come si fa. Quindi adesso preparo la mia ghiaccia reale. La ghiaccia asciuga molto rapidamente, quindi alla velocità della luce prendete una sacca poche, ponetela dentro un recipiente alto, così inseriamo la nostra ghiaccia all'interno della nostra sacca poche 1. Ok, recuperata tutta la ghiaccia, spingiamola sul fondo della sacca poche. Ok, e chiudiamo la parte alta del sacchettino. Adesso dobbiamo aspettare semplicemente che i biscotti siano pronti. Prima teglia estratta dal forno, vedete, devono essere chiari con i bordini leggermente dorati. Adesso fateli raffreddare completamente prima di cominciare la guarnizione. A questo punto vi faccio vedere come decoro i biscotti. Foro leggerissimamente la mia sacca poche, forata leggerissimamente la mia sacca poche, prendo il mio biscottone e contorno i margini. Voilà. E io faccio schifo con la sacca poche, lo so, perché non mi si buca mai nel modo giusto, ma va bene così. Questo
dopo aver decorato alla bene e meglio un po' di biscotti, prendo la Nutella e ne spalmo un po' sul retro del biscottone. Quindi prendo quello decorato, lo adagio sopra e voilà, e lo poggio sul vassoio. Bene, finisco di farcire i miei biscottini, quelli che decido di rendere ancora più golosi, ed ecco i nostri biscottini belli e pronti, qualcuno più lavorato, qualcuno meno lavorato, qualcuno venuto meglio, qualcuno venuto peggio, insomma bellissimi i cristalloni di neve. Non vi ho detto dove ho acquistato gli stampini? All'IKEA, sono gli stampini dell'anno, questo è bellissimo. Insomma, ce ne sono alcuni più belli di altri, ovvio, ma tanto qui adesso faranno un volo. Dove? Nella mia panza. Speriamo non tutti, sennò questa panza diventa troppo grossa. E allora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Wow. Bene, avete visto che sono buoni, che sono belli? Ah no, buoni no, li dovete ancora preparare. Bene, comunque sono preparate buonissimi. Questi cisti. Abbiamo mandato un pacco anche alla regina Elisabetta. Ringrazio la mia amica Daniela, la stessa che mi ha dato la ricetta della corona di arance. Ma che questa... mi ha dato anche Brava. La ricetta di questa frolla facilissima da fare. È una frolla super facile, quindi la frolla Daniela, diciamo così. Ah, è frolla una Daniela. Frolla super facile e molto molto buona. Veramente, ma tu ti droghi, vero? No. Ammettilo, no, tu ti droghi sicuramente. Bene, lei dice di no, ma io credo che lei in realtà faccia uso di stupefacenti. Dicono che lo zucchero sia la più grave Perciò, delle droghe, quindi. Stavo dicendo che la regina Elisabetta ha ringraziato per il pacchetto che gli ha mandato. Bene, dice, sono oh, contenta. Very good, boh. Va bene. C'è una manina, fai gli auguri per un buon 2019, Enzo. Ancora vi facciamo gli auguri per tutto gennaio, qualche auguri ancora. Sì, qualche auguri, auguri anche per Pasqua, auguri per Pasquetta. No? E che cosa facciamo a Ferragosto? Non lo sappiamo, ma sicuramente questi a Ferragosto sono i biscottini giusti da portare. Ferragosto noi... no, spero che ve li finiate tutti nello stesso pomeriggio in cui li preparate e noi ci rivediamo sempre qui sì, per, sulle per, vostre per tavole. Ciao. Ciao.